Non vedo ancora nessuno, eh? Ok, ci siamo. Ok, adesso stanno salendo. Come state, ragazzi? C'è anche mio papà in diretta. Ciao, papi. Comunque, ragazzi, non... Ciao, Angela. Non ho scelto un argomento preciso perché avevate un sacco di domande diverse. In realtà, non c'era proprio... L'argomento che più prevaleva sugli altri era l'acne, però ne abbiamo già parlato. Quindi alla fine rispondo come al solito a un po' di domande qui. Qualcuna me la ricordo? No, non sono sempre in ritardo, 5 minuti, tempo di trovare la luce. Poi ero sul divano un po' rincoglionita, stavo guardando la TV. No, papi, non mi imbarazzo, puoi stare tranquillo. Allora, parlaci del... Ecco, questo era un altro argomento di cui penso che possiamo anche non parlarne più, le mie labbra. Penso che non possiamo... Basta, no? Penso che non vi interessa neanche più. Allora, no, ragazzi, ecco, sfatiamo questo mito che gira sui social. Io e Matteo non ci siamo lasciati, assolutamente no. Non, come in tutte le coppie, soprattutto all'inizio, ci sono delle discussioni, ci sono delle incomprensioni, magari delle mancanze a volte. E quindi si discute, però non è che a ogni discussione due si lasciano. Siamo ancora insieme. Questo weekend non ci vediamo perché Matteo non sta bene e ovviamente non ci va di rischiare. Non ha niente, però con la febbre, il raffreddore, non è proprio in piena forma. Lui doveva venire qui per degli impegni di lavoro, io dovevo andare in realtà a Roma poi raggiungerlo, però non, meglio non rischiare. Allora, ciao Matteo, come stai? Non lasciare Matteo per Taylor, ma io e Taylor siamo amiche, non... Perché dovrei lasciare Matteo per Taylor? Allora, sì, magari qualcuno dopo chiamo. Allora, iniziamo a risponderle. Ho visto che in tanti mi avete scritto parliamo della pillola. Che cosa vi devo dire della pillola? Io adesso l'ho smessa in realtà. Se vi riferite al fatto pelle, io prendevo la Luisine, una delle più forti per quanto riguarda l'acne. So che ogni tot devi cambiarla. Io l'ho cambiata perché mi stava facendo magari l'effetto opposto a livello di pelle, stavo notando, infatti molti mi hanno scritto, ah, ma il giorno della scelta avevi una brutta pelle, vero? A parte il fatto che io quando sono stressata tutto va sulla pelle. Allora, Matti ha fatto il tampone, lo farà domani mattina. Allora, che fondotinta uso? Io uso, ho visto infatti anche che molti mi avete chiesto consigli sui trucchi. Ragazze, non è molto il mio, io non sono proprio... Non sono bravissima a truccare, mi metto proprio mascara, un po' di correttore terra. Ultimamente sto usando però anche un fondotinta di Givenchy, non è proprio il fondotinta, me l'hanno dato in profumeria quando ho comprato il profumo. E dopo vi metterò una foto, ragazzi, fantastici. Infatti quello lo prendo leggero e non soffoca per niente la pelle. Ciao Nick! Allora... Quando ti vedi con Mattia, con Matteo penso il prossimo weekend. Allora, vediamo se c'è qualche risposta. È vero che andrei al GF VIP? No, non è vero. Non è vero. Mi state chiedendo tutti com'è Taylor. Taylor è meravigliosa. A parte il fatto che mi ha accolto fin da subito proprio come un'amica. Ma poi ragazzi, di un'umiltà, di una gentilezza, è sempre pronta ad aiutarti, a darti una mano. È una ragazza meravigliosa, ve lo posso assicurare. Proprio ci siamo tanto divertite insieme. Allora, fai entrare Matteo. Matteo non... Voglio sapere degli occhiali di oggi. Gli occhiali di oggi mi sembrano... In teoria sono della Snob, è una marca di occhiali, ha degli occhiali molto carini. In teoria, mi sa... Ciao amore, è entrata Taylor, ragazzi, stavamo parlando, è entrata. Allora, vediamo. No, non lavoro più nello showroom di Chiara. Mi avete, ecco, questo me l'avete chiesto in tanti. Come è iniziata? È stata in realtà una cosa molto casuale perché stavano cercando una modella per la Fashion Week. Io sono sempre stata una grande amante della moda, è proprio la mia passione. Però non ho mai, nel senso
senso, io non ho l'altezza giusta per fare la modella, devi essere 1,75, io sono 1,71, 1,72 m, se c'è Taylor mi prenderà in giro. Sono 1,72 e quindi ho detto vabbè, provo, che in realtà non sono neanche stata io, è stata mia mamma che ogni volta lei ci teneva, sapendo che era un mio sogno, a iscrivermi a questi casting, a queste cose. Io mi ero pure arrabbiata, le ho detto che palle, cioè mi continui a scrivere queste cose e poi non mi prende mai nessuno. Niente, alla fine sono andata lì, ho fatto questo casting e mi hanno presa. Poi è durata, si sono trovati bene con me, io mi sono trovata bene con loro e quindi non, è nata oltre la Fashion Week, sono stata lì, mi sono trovata benissimo, veramente un ambiente meraviglioso che nella moda è difficilissimo trovare. E basta, poi dopo l'ho dovuto lasciare perché io sono un po' fatta così, fare tante cose male non mi piace. Sapevo che uomini e donne mi avrebbero portato via tanto tempo e quindi ho preferito dedicarmi unicamente a quello. Gli anelli ve ne parlerò, ve ne parlerò. Allora, ragazzi, di queste cosine ve ne parlerò a breve, io le adoro. Sono bellissime, ho anche gli orecchini, però ve ne parlerò in questi giorni, promesso. Progetti per il futuro. Ne ho tanti, troppi, però diciamo che io non mi faccio mai la testa. Devo andare. Non mi piace molto pensare al futuro, io sono una che si vive molto il momento, però ne ho tante. Vediamo, eh. No, non ho il naso rifatto, non so come mai vi siete, sto trovando delle domande intanto, eh. Allora, non so come mai siete fissate col mio naso, se andate a vedere le mie foto di Facebook del 2012, dove ero nata da 5 minuti, il mio naso era uguale. Se no, non so come fate a dirlo, ho due prugnette, se le avessi rifatte le avrei fatte diversamente, fidatevi. Allora. Qui ho fatto la domanda, ecco, relazione a distanza. Relazione a distanza, io sono sempre stata contro, dico la verità. Poi adesso sto vivendo una relazione a distanza, quindi non posso essere ipocrita, però sicuramente è difficile, cioè è dura, eh. Io che non le ho mai avute, per me è un po' complicato, perché a me piace quando sono fidanzata comunque non avere giorni, non avere orari, hai voglia di vederti, ti vedi. Con una relazione a distanza, soprattutto adesso con il Covid, noi siamo anche fortunati perché con il lavoro riusciamo a. Io non riesco ad andare a Genova, per esempio, lui riesce a venire a Milano, come riusciamo a volte ad andare a Roma. È dura, la relazione a distanza non è facile. Ci fai vedere come sei vestita? Ho i miei completini, quelli che, di cui vi ho parlato l'altro giorno, sono quelli di FGM. Io ve l'ho detto che sono innamorata, li ho sempre su, sono comodissimi. Sono proprio comodi, comodi. Esperienza piercing. Io ho fatto il mio primo piercing, che ero veramente piccola. Ai tempi avevo anche il septum, che è stata un'esperienza terribile, perché sono andata a fare il septum e questa ragazza, ero proprio in un negozio, ha sbagliato a farmi il buco, quindi veramente dolore atroce, poi ve l'ho detto che io il dolore proprio non lo sopporto, e quello lì ti dico non avrei mai più il coraggio di rifarlo. Quello all'ombelico l'ho fatto da piccolissima, ho fatto mille scenate e non ha fatto male, quello alla lingua invece ce l'ho da già 3 anni, mi pare. Non fa male, dopo è una palla, veramente una palla perché ci sono un sacco, cioè non riesce a parlare la lingua alta così. No, Sara, non è vero, non ci siamo lasciati. No, ragazzi, non mi sono fatta il silicone alle labbra, mi faccio acido ialuronico, il silicone è illegale. No. Allora. Stavo cercando, ti manca uomini e donne? Guardate, ne stavo parlando oggi con mia mamma che stavamo guardando uomini e donne, perché ovviamente come ho sempre fatto mai mi perdo una puntata e fa strano, fa strano. Cioè ti viene un po', io nel senso sono contenta, ho fatto il mio percorso, stavo con Matteo, però uomini e donne è stata un'esperienza indimenticabile, cioè proprio mi ha cambiato la vita.
ma proprio anche come persona mi ha fatta crescere tanto, e quando vedo magari che sono lì, che si preparano per le esterne, viene il magone, mi viene proprio il magone. Allora, cosa pensi dei nuovi tronisti? Giacomo mi fa impazzire con quella ragazza bionda, oh, mi è partita la scippa, mi fa impazzire. Però non mi piacciono, sono dei bravi ragazzi. Allora, cosa penso? Ah, vabbè, no, uso prodotti per dimagrire? Assolutamente no, sono super contro, sono veramente super contro. Diciamo che non sono una fissata, io sono proprio dell'idea che la vita va vissuta ed è fatta anche di buon cibo, poi io sono... Beh, a me